I contagi crescono e c'è un picco di ricoveri. Siamo arrivati al momento cruciale. Lo dice l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, che parla di ulteriore riorganizzazione per i posti letto in terapia intensiva. Sono giorni cruciali, così come era già stato preventivato, come era già stato stabilito secondo la nostra valutazione, ci troviamo nell'emergenza piena. Sono in costante aumento sia i numeri dei dispositivi positivi, dei tamponi con risposte positive, e quindi aumenta di più sempre l'emergenza di organizzare i posti letto per malati Covid in tutta la nostra rete ospedaliera. Devo dire che si va avanti attraverso un continuo impegno, ma soprattutto con determinazione, in una riorganizzazione che ci deve vedere sempre pronti ed attenti. Tra le azioni messe in campo dal sistema sanitario regionale c'è l'implementazione del modello telematico. Proprio ieri abbiamo valutato la possibilità di introdurre ancora ulteriori criteri per avere un lavoro più snello. Attraverso un processo telematico andiamo ad aumentare, ad implementare quello che è il sistema di informatizzazione proprio per la gestione telematica dei posti letto. Ossia, attraverso questo sistema riusciamo in brevissimo tempo a capire dove c'è il posto letto utile e adeguato per quel tipo di emergenza. Aumentano anche i pazienti a sorveglianza domiciliare e devo dire che c'è un'equipe su tutto il territorio che quotidianamente porta avanti quella sorveglianza adatta di cui se c'è bisogno. I nostri posti letto di terapia intensiva aumentano sempre di più in base all'esigenza che si crea. Riusciamo anche a ipotizzare una copertura anche per un elevato numero esponenziale che purtroppo potremmo avere. Stiamo anche acquistando i famosi ventilatori, importantissimi in questa situazione. Attraverso i nostri canali riusciremo ad avere canali della protezione civile, spero di poterne avere a brevissimo alcuni, ma a stretto giro di tempo un ulteriore numero. Una nuova emergenza è rappresentata dall'aumento dei contagi nelle case di riposo. Un'attenzione particolare va verso la popolazione anziana, che non solo è domiciliata nelle proprie abitazioni, ma soprattutto coloro che risiedono nelle case di riposo. Oggi è sorta anche questa emergenza, abbiamo dei casi positivi in queste strutture, per cui e poi diventa anche complessa la gestione di questi posti letto. Non solo sarà fatta immediata, saranno effettuati subito i tamponi per il personale, per coloro che sono a contatto, ma soprattutto ci sarà una ridistribuzione di questi pazienti nelle altre realtà, perché bisogna poi farla disinfettare, quindi tutta la realtà, tutta la struttura dove questi pazienti risiedono.